Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui il vostro Tono Kid che vi parla e oggi siamo tornati su Formula 1 Manager 2022. Pronti a far scendere in pista questi disgraziati, signori. Sono dei disgraziati perché hanno deciso, tutti e tre, anche il buon Pochette che ha fatto il P1 ha deciso di rompere un alettone e di, se non sbaglio, anche un po' il telaio, ok? Abbiamo dovuto comprare d'emergenza un sacco di roba perché nel P2 ha deciso il buon Vettel di schiantarsi e quindi rompere anche lui alettone e quant'altro. Ma signore e signori, ciliegina sulla torta, il buon Stroll non poteva essere da meno e vedrete dalle immagini che stanno passando, ha deciso nelle P3 di schiantarsi clamorosamente e di distruggere totalmente la macchina. Questo significa che abbiamo dovuto comprare d'emergenza altri componenti e, se non sbaglio, dovremmo essere anche, credo, in penalità per la sostituzione del motore, perché siamo arrivati al sesto motore, quinto motore, sesto motore, non lo so. Allora, vado a vedere Seb, che lui l'ha proprio smaciullato il motore, però in realtà lui è all'unità numero 3 a quanto pare. Ok. Mentre con il buon Stroll siamo... No, siamo al terzo anche per lui. Siamo al terzo anche per lui. Però fatto sta che, insomma, ha distrutto un po' di roba, no? È stato Seb che ha distrutto il motore. Infatti è andato proprio secco a zero, anche se era quello usato, per fortuna. Meno male che c'era su... C'era montato quello usato. Però, signori, il fatto è che abbiamo perso un po' di componenti, alettone un po' andati... E credo anche qualche sospensione, non lo so, sottoscocca, no? Ah, pensavo peggio, però insomma hanno distrutto un po' tutto, bandiere rosse, un casino. Fatto sta che l'assetto, ah merda, di Stroll non aveva neanche finito di vederlo. Vabbè, facciamo così, vediamo se magari acquisisce ancora fiducia durante le qualifiche. Non lo so onestamente, però andiamo alla qualifica, andiamo a vedere cosa riescono a combinare questi disgraziati. Andiamo subito in pista Seb e a seguire anche Stroll e vediamo cosa riescono a fare. Non c'è niente da fare, tra tutti comunque quello che deve sempre spiccare per, in quanto a stronzate, è il buon Stroll. Lui vince sempre. Sta di fatto, signori, che dovremmo essere, perché Stroll adesso ha fatto un tempo del cazzo, forse traffico. Dovremmo essere abbastanza veloci, con la nostra situazione a livello di auto è abbastanza promettente. Però bisogna anche fare le cose fatte bene, Stroll. Non puoi avere 2 secondi di ritardo. Prendere un secondo dal tuo compagno. Ok, adesso con calma vediamo il momento giusto per farli uscire. Stroll è a rischio. Però vedete che Vettel si è già piazzato in nona. Nel Q1. Qua penso che intorno ai 3 minuti si parta. Parte Tsunoda. Siamo gli ultimi? Quasi. Andiamo avanti e andiamo a vedere il giro del buon Seb. On board con Seb. Andiamo a vedere il giro. Siamo a Singapore, signori. Non so se l'ho detto, ma lo potete notare dalle immagini. Siamo a Singapore. Siamo ormai verso la fine della stagione, perché dopo Singapore dovrebbe esserci Suzuka. Bandiere gialle? No, davanti a noi che non facciamo il tempo. Si è schiantato... Ocon, dobbiamo alzare il piede. Ora diamo un'occhiata. Probabilmente. Testa coda, spacca l'alettone posteriore. Il fatto è che mi sa che il settore 2 abbiamo alzato. Vediamo. Bisogna vedere Stroll se... migliorano quelli dietro di lui in classifica. Probabilmente sì, perché erano più avanti. Infatti settore 2 giallo. Stroll out, mi sa. Mi sa che Stroll... Sta cosa del carburante, se non la pacciano. Seb infatti non si migliora e Stroll
Credo nemmeno. No, infatti arriva. Oddio, invece sì, grande Stroll. Ha fatto migliorarsi. Settore 2 però non si è migliorato, quindi ha alzato il piede. Però si è migliorato bene così, signori, con tutte e due. Ottimo. Ottimo. Bene. Questo ci fa capire che ormai siamo passati di livello. Il buon 17esimo e 18esimo posto dei primi GP ce li siamo messi ampiamente alle spalle. Let's go con le Q2, allora. Fiducia 97, vedi che comunque ci dà delle indicazioni in più. Però non ci dice come si è trovato. Però 97, sti cazzi. Bene così, 99-97 di assetto. Al bacio proprio. Andiamo avanti. Let's go. Ah, abbiamo gomma nuova, giusto? Sì, ma in realtà... di gomma usata. Ok, va in pista. E va in pista. Vediamo se trovano traffichino oppure se non esce nessuno. Ok, escono, non dovrebbero. Questo è il giro di lancio. Ok, Leclerc è abbastanza lontano, però si deve togliere. Ecco. No, Vettel. Però no, forse no, non gli ha dato fastidio. Forse non gli ha dato fastidio. Allora, riconfigura. Noi la mescola nuova la mettiamo perché... oddio, forse dovremmo riuscire a superare... facciamo così, usiamo ancora gomma usata. Secondo me riusciamo a superare il taglio almeno con Vettel. Dietro c'è Sainz, che ha fatto un giro male magari. Allora facciamo così. Con Stroll proviamo a mettergli gomma nuova. Vettel no. Adesso vediamo quando si esce. Facciamo così, Stroll. No, volevo farlo uscire subito, ma... siamo in fondo, Vettel, Stroll, ok. Vai. E andiamo on board col buon Seb. Non dovrebbe avere... oh. Naso sull'asfalto. Vediamo se si migliorano. Primo settore sì. Entrambi, non sappiamo di quanto, ma... cazzi. 7.5 e 27.4. Quando era a scacchio, ok. 37.6 il secondo settore. 37.8. E vediamo la conclusione del giro. Vettel a rischio intanto. Però non ci ha passato il traguardo. Zu, Ricciardo e Magnussen. Sainz aveva fatto un giro probabilmente nel traffico, infatti è passato in quarta posizione. Seb, vediamo se si migliora. Seb si migliora? Non si sono migliorati. Che schifo. Non si sono migliorati, ma neanche Stroll con gomma nuova. Che scarso. Madonna se sei scarso. Però Seb in Q3 ci arriva, non c'è niente da fare. Bravo Seb, adesso vai di gomma ancora... ah, è vero che ci danno una gomma in più. Cazzo, questa la restituisce. Un ulteriore set. Ma perché gli dai quelle nuove? Non puoi dargli quelle usate, cazzo. Che palle. Comunque, niente, facciamo... beh, che non cambia niente. Alla fine usiamo questa e al secondo tentativo usiamo quella nuova che ci hanno appena dato. Però ne avevamo una in più per la gara. Questa cosa devo ancora capirla bene perché... Radio check. Ma in pista subito, Seb, dai. Ok, 1, 2, attenzione anche agli altri. Basta che non vi mettete in mezzo ai coglioni mentre... no, tutti fuori, mi sa. Tutti fuori a fare il giro.
Seb. Ok, sono lontanissimi come al solito. Perfetto. Ci sta. No, dammi questa. Tac, tac. E siamo pronti per fare il nostro ultimo tentativo. Vai. Non siamo proprio gli ultimi del trenino, ma va bene. Let's go, andiamo sempre on board con Seb, che visto che porta bene, più o meno. E via. Tra l'altro, piccola info, nelle prove libere non è che io li faccia spingere da rischiare e quindi da andare a schiantarsi. Anzi, li faccio andare non conservativi, ma comunque a ritmo ridotto. Non so se si sta migliorando. Sì, bene così. Alonso forse si è migliorato, può essere. Si migliora, ma non basta. Vabbè, ci sta. Oltre il decimo posto non riusciamo. Ma va bene così. Let's go. Siamo arrivati al giorno della gara. Squadra e piloti sono quasi pronti. L'Aston Martin ha centrato l'obiettivo nella sessione di qualifica e si presenta in griglia con un'ottima posizione. Hai visto? L'Alfa Romeo è riuscita a soddisfare le aspettative nelle qualifiche. Se si manterrà su questo livello potrà fare un'ottima gara. Ah, c'è un sole magnifico sulla pista oggi. Le squadre e i piloti sono nelle condizioni ideali per dimostrare di che cosa sono capaci. Quale motore ruggirà più forte oggi sul circuito cittadino di Marina Bay? Questo Gran Premio di Singapore si preannuncia imprevedibile. Speriamo anche di no. Allora, pronti per andare alla gara. Strategie. Una sosta dovrebbe essere la strategia, non dovrebbero esserci problemi a livello di meteo e partirei aggressivi, signori. Aggressivi perché... forse possiamo ottenere anche un ritmo più alto? Con le soft probabilmente sì. Con le soft sì. E quasi quasi farei un 24 giri con le soft. E poi montiamo gomma media con Seb. Con Stroll facciamo la strategia invertita, cioè... così. Allora facciamo sempre così per spingere alla fine. E facciamo un... 39, 40, 40 giri. E poi qua al massimo, se riesce, potrà spingere ancora di più. Vediamo, proviamo a fare una cosa del genere. Ci può stare, strategie diverse, ma almeno vediamo anche come si comportano gli pneumatici, come sarà il ritmo dei nostri piloti. Scarso, come al solito, ma va bene. Let's go. Andiamo, signori. Si correrà sotto un cielo limpido. I piloti si sono schierati sulla griglia. Mi hai appena detto che c'era un sole splendente, ma in realtà. Ed ecco sera. Sebastian Vettel. Bravo. Non è a ridosso dei primi come sperava. Sì. Ma sappiamo che in gara bastano poche curve per ribaltare lo schieramento iniziale. Ma anche per ribaltarsi, secondo me. Ci siamo. Ecco il Gran Premio. Attenzione, se c'hanno i semafori 3, 4 sui motori. 5 allo spegnimento. Il via del Gran Premio di Singapore. Con. Stroll che forse ha guadagnato anche posizioni per qualche penalità. No, partiva già undicesimo. No, forse qualcuno ha penalizzato, sì. C'è traffico, la prima curva. La prima chicane. E adesso però Seb, dai, su Alonso. Dai, bravo Seb su Alonso. Ci prova subito e ci riesce subito. Spingiamo, vediamo anche gli pneumatici degli altri. Tutti su soft. Il primo è proprio Stroll e dietro di lui Ricciardo. Oltre alla Tifi 19esimo, ma sti cazzi la Tifi. Let's go. Adesso attenzione Vettel anche su Bottas. Ci prova anche su Bottas.
Ci prova e ci riesce anche su Bottas. Tienilo, tienilo. Bravo Seb, bravo Seb. L'Aston Martin è appena riuscita a guadagnare una posizione. Abbiamo visto. Visto in diretta, let's go. Vai ancora così per un po'. Per questo giro, credo. E poi iniziamo un attimo a ragionarcela. Attenzione, Vettel anche su Russell. Sorpasso incredibile. Incredibile. Siamo veloci, signori. Siamo veloci. Però Stroll... Ok, Stroll ha passato Zhou. Perfetto. Allora, tu Stroll intanto comincia già a diminuire qua. Fammelo vedere, il sorpasso di Stroll a Zhou. Diamo un'occhiata. È staccatona, Stroll. Curva 4, curva 4. No, in realtà curva 5 quella, però dettagli. Ok, adesso Vettel, attenzione, al ridosso addirittura di Perez. Però qua dobbiamo andare normale e normale, ok. E iniziamo ad andare equilibrata e abbassa, dai. DRS attivo, adesso si potrà utilizzare. Oh, Stroll ha superato anche Alonso, eh. Non ce lo fate a rivedere. Scusatemi, dai, regia. Non vi siete accorti o non mi sono accorto io che è uscito proprio pappino? Però Stroll... Calma, sei lontano da Bottas e quindi... L'ideale sarebbe riuscire a scappare da Alonso. Però. Vabbè, starà lì a lottare con Alonso e Zhou. È stato un incidente, attenzione. Ok, copy. Bandiera gialla. Yellow flag 15, yellow 15. Copy. Ok, safety. Magnussen, curva 13. Vediamo un po'. No, intanto bandiera gialla. Facciamo attenzione a Kevin Magnussen. Sarà ripartito quindi. Curva 13 è tornantino? Perché non lo fanno il tornantino? Qua si è schiantato. Qua si è schiantato Vettel in realtà. E anche Pochette. Stroll invece curva 5 se non sbaglio, che è andato a frantumare tutto. Però è ripartito. Non ci sono più le bandiere gialle. E andiamo a vedere il buon Seb adesso se riesce a fare qualcosina. Sia un po' difficile, eh. Attenzione però qua rallentano. C'è bagarre tra Sainz ed Hamilton che va a superare buon Carlos. L'Alpine avanti ora. L'Alpine su, rivediamo su cosa è successo. Alonso. Rivediamola. Alonso è DRS, vabbè, ci sta. Sul rettilineo. Cioè, oddio, non dovrebbe essere così easy superare qua a Singapore, però. Ma Stroll, non ti preoccupare perché a parte che l'ha già ripassato. Tra l'altro. Diamo un'occhiata. Questa era l'Aston Martin. DRS, curva 5. E via. L'esterno. Attenzione dietro, prepotentemente Zhou. Occhio. Ma guarda, Stroll, tu dovresti farmi una roba appena vieni risuperato da Alonso. Conservare adesso, tipo. Subito. Conservarmi un po' di ERS. Stagli attaccato col DRS per l'Alpine. E poi appena lo superi, okay, spingere la manetta l'Alpine. Spingere la manetta per andartene almeno fuori dal secondo. Teniamo d'occhio la colonnina dei tempi. Attenzione che c'è anche Russell dietro. Paradossalmente qua si lotta per la terza posizione. Attacco dell'Aston Martin. Bravo, 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 bravo Stroll. Adesso vai di potenza. No, come safety car. Ok, safety car. Giro 10. Noi abbiamo fatto la strategia. Ciao. Giro 21, siamo in anticipo di 10 giri. O passiamo a gomma dura, però a un passo lento. Secondo me non conviene. Allora, con Seb no. Con Seb assolutamente no.
Con Seb no, ma anche perché possiamo andare più lunghi con le gomme adesso. Chi è, si è frantumato Magnussen. Vediamo cos'è successo. Che aveva già fatto bene la Haas. Ah, ok, ho detto si sarà mica schiantato nei box. Lo schianto Bam. È una doccia fredda per il team. Dato. Ok, vediamo se davanti qualcuno si ferma. Hanno tutti gomma soft, eh. Prima è Stroll. Vediamo. Perché come consumo, come sono messi. Sono messi, come noi, oh, strano. Strano. Non si ferma nessuno. Stroll è passato sul traguardo ormai anche lui. A parte che Stroll c'ha la gomme medie. Col cazzo che lo faccio fermare. Girato. Fai testa a coda di Albon. Ma Albon, vediamo, ma siamo in regime di safety car. Fai testa a coda. Ma ce la fai. A parte che le Williams sono. No, non c'è. Hai voglia. Ecco, allora. Iniziare una stagione con la Williams penso che sia. Cioè, sarebbe stato abbastanza un suicidio perché fanno proprio caca. Cioè. No, bro. Ma non mi hai avvisato? Ma non mi hai avvisato che finiva la safety car? Ma pensa a te, sti mongoloidi. Spingi, spingi. Non male che sono stato abbastanza reattivo. Dicevo che iniziare la stagione con... Ah, questo è Stroll, tra l'altro. Seb, attenzione su Hamilton. Sarebbe stato un po' suicidio. Perché fa veramente schifo la Williams? Poi, per carità, l'Aston cioè, Martin è appena riuscita a buono, bravo. Una posizione. La si sviluppa. Cioè, anche l'Aston Martin faceva cagare. I primi Gran Premi arrivavamo solo davanti alla Williams. A sperare che qualcuno si ritirasse. Quindi, cioè, ci sta. Abbiamo fatto dei passi da giganti. E poi non so come funzionerà in futuro. Se... dovremmo aspettare per forza che ci licenzino, oppure se potremmo dare noi le dimissioni e attenzione il buon Seb andare in un'altra scuderia. Non lo so, non lo so. Fatto sta che il buon Seb ha superato anche Carlos Sainz e sta spingendo come un dannato. Bravo. Oddio, non ha risparmiato tantissimo di... però si deve allontanare da Alonso e ci sta riuscendo Stroll. Fanno così. Seb intanto su Perez... ce la puoi fare, Seb, ce la puoi fare. Ce la puoi fare. Sì. Spingilo, spingilo. Cioè non spingilo nel senso... buttalo fuori. Spingilo nel senso attaccalo, guardalo lì. Bravo Seb. Sta finendo l'ERS. Quindi adesso appena finirà proprio completamente di spingerlo. Facciamo così. Ok. Carburante, tienilo. Questo, tienilo. Cazzo di RS adesso. Attenzione, prime soste per Sainz, Hamilton, Zhou, Tsunoda, il giro 15. Un po' prestino. Vanno su gomma dura, vediamo. Sainz, Hamilton, Zhou e Tsunoda. Dovrebbero andare... gomma dura. Hanno anticipato. Hanno anticipato per andare su gomma dura. Potrebbe essere un vantaggio. Oh, qua intanto... teniamolo così, anche se... sono un po' preoccupato della cosa. Qua invece Stroll, che sta a Milan Vallo. Sta vicino... sta vicino a coso, però. A Russell. Cura un po' intanto Stroll. Russell che è un po' tappato da Bottas. E Seb, riesci a accumularmi? Perez è incollato, ha fatto anche il giro veloce. Occhio. Madonna Seb, che emozioni, che emozioni. Però ci sta riuscendo un pochino a stare attaccato. Abbiamo accumulato un po', adesso vai sul normale, anche te Seb. È su normale che qualcosa lo abbiamo recuperato. Anche perché se no vai oltre il secondo e non va bene. E non va bene, ti ho detto. Ti ho detto che non va bene. Seb. Seb, non va bene. Seb. Secondo.
No, dai. Avevamo DRS. Dai. DRS a T. Ai box Verstappen, attenzione. Qui a breve ci fermiamo, Però sta infatti Perez, guarda là. Le gomme così le distrugge. Oh, però resiste, Buon Seb. Resiste. Attenzione, guadagna anche DRS furbescamente. Seb, fai una roba. Attacco dell'Aston Martin. Fingimi un attimo. Guadagna una posizione. A far rallentare un po', ok, neutro, anzi accumulo, si è avvicinato bene, non se riusciamo a accumulare, stare attaccato abbastanza per il DRS, sì, qua torniamo in aggressivo però e quelli si ferma anche Leclerc, quindi non possiamo andare in accumulo, perché si è fermato anche il buon Perez, attenzione signori, primi e secondi, primo Vettel, secondo Stroll, dubito, cioè, clamorosamente... Finiremo dietro, però magari se trovano traffico dietro potremmo guadagnare. Che ne dici, Seb? Seb? Noi ci dovremmo fermare al 24. Cosa hanno montato, tra l'altro? Morbida. Media. Non morbida. Allora, io però voglio vedere. Se io mi fermassi adesso, posizione di uscita stimata a 9. Dietro a Perez. Devo cercare di... Sono tutti attaccati. Di capire quanto... Scusami, tempo stimato. Dov'è il tempo stimato? Tempo sul giro. Non c'era una volta il tempo stimato per... Qua. Tempo totale ai box a 29 e mezzo. Vediamo il distacco dal leader, così in questo momento sta guadagnando. Nove e mezzo, però non so se li avremo abbastanza. 9 e mezzo significa dietro le Leclerc, davanti ad Hamilton. Però 27, 26 e 8, 26... 7-3 dal leader. 29 secondi, però attenzione. Non possiamo spingere con l'ERS, ma va bene così. Spingi col carburante anche. 29-6 Leclerc. 29-7. 29-30, stiamo guadagnando. Su Perez invece stiamo... Siamo lì. Giriamo sui suoi tempi, quindi 6 e 4. ...31 e 2 Leclerc. Ci stiamo prendendo del margine su Leclerc. Non su Perez. Su Perez stiamo perdendo. Ma va bene, Loro hanno gomma media, abbiamo detto. 31.5 Leclerc, 31.3, 31.3. Adesso non ha davanti nessuno Leclerc perché c'è un po' di distacco con Perez. Quindi 31.0, 39, sta guadagnando? Sta guadagnando, box in questo giro. Andiamo su gomma media e basta, abbiamo anticipato di qualche giro. Ma va bene. Perché se no siamo lì con Leclerc. Anzi, mi sa che saremo lì con Leclerc. Stroll, vabbè, finisce dietro. Stroll probabilmente con 29 secondi e mezzo di... Non so dove potrebbe finire. Vediamo. Ok, siamo ai box e Leclerc aveva 30 secondi. Dovremmo finire davanti a Leclerc di poco. Andiamo a vedere.
Nel frattempo passa Stroll virtualmente in testa al momento. Sta Ricciardo, che cazzo ci fa lì, scusatemi. Sempre stato lì Ricciardo. Siamo davanti a Leclerc con 3 secondi di vantaggio, ma... Scusatemi. C'è sempre stato Ricciardo. Io me lo devo riguardare questa cosa qua, poi, perché... Ho dei seri dubbi. Cioè io mi scopro solo adesso che c'era Ricciardo tra le due. Non si è fermato. Ok. Può essere, per carità. Io non me lo ricordavo mica. Comunque 3 secondi su Leclerc e adesso inizierà un po' a perdere. Però fammi vedere. A livello di gomma, no, 91. Non ha consumato un cazzo. 2,7. Buon Stroll, vabbè, continua a macinare. Ipotesi di pit stop. Lui finirebbe come 17esimo. Come? Sta andando così piano. Minchia. Vabbè. Teniamo d'occhio Leclerc che si avvicina. Stroll è stato passato intanto da Verstappen. Vabbè, ma ci sta. La Red Bull passa. 3-1, bandiere gialle. Incidente in pista, bandiera gialla. Yellow ahead. Ok. Zu. Rivediamo cosa è successo. Nulla di interessante per noi. Madonna, che bagar qua dietro. Joe. Ande giù, Giovanni. Bam, andato. Palettone, andato. Occhio a Leclerc. È arrivato. È arrivato Charles. Qua mi sa che ci dovremo accodare prima o poi. Ancora incidente in pista? Settore 1, chi? Incidente. Latifi, ecco, grande Gotifi. Ecco Nicolas Latifi. Peccato che non sia entrata la safety per qualche magheggio con Red Bull. No, davanti non ha bisogno di magheggi. Attenzione a Seb adesso. Passa. Passato. Fammi in accumulo adesso che abbiamo davanti anche Ricciardo. Oh, e magari riusciamo a recuperare posizione. Qualcosa. Sì, ma non ti staccare come un pirla. Cazzo. Ma c'è DRS, sì. Sono tre le zone DRS qui. Attenzione Leclerc su Ricciardo. Ci prova e ci riesce. Noi ovviamente non riusciremo così facilmente, però ci proveremo. Provo subito perché sennò ci perdiamo. Ce lo perdiamo. Cazzo devo dire. Niente, ci siamo persi Leclerc. E non riesce a superarlo neanche qua mettendo tutto al massimo. Ma sei vergognoso. Dove stagli dietro allora? Che cazzo ti devo dire? Cioè, è incredibile sta cosa. Scusami. Bene tutto, ma... Farsi perculare così da Ricciardo? Anche no? Che cazzo. Adesso... Io proviamo a riprendere. Sì, vabbè, quello che... Se faccio così, per qualche giro riesci a stargli dietro a riprenderlo... Due decimini per il DRS, no? No? 1, 2, 1 e 3. Buono. Stroll.
Rallenta. E auto dietro. Ok. Appena ti percula. Ok. Tipo adesso. Non ostacolare il compagno. Devi proprio levare. Bravo. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Però abbiamo perso comunque quei decimi che avevamo preso. Cristo. Ma si può. Niente, rimaniamo qua così. Va bene, d'altronde non abbiamo il passo della Ferrari e della Red Bull. Ci sta. Ci sta, quindi cioè, è inutile anche stare lì a stressare le gomme, a stressare il buon Seb, che già è stressato, perché comunque il carburante bisogna stare attenti. Al carburante. Intanto che c'è Ricciardo dietro, andrei a conservare un pochino. Che magari fa un po' da tappino sulle Mercedes. Anche il buon Stroll, finché può, deve far da tappo. Appena gli arrivano sotto le Mercedes, lo facciamo tappare. Sì, sì, ha mollato clamorosamente, ma ci sta. Stroll, vammi un po' di accumulino, tu. Vediamo che arriva Russ. Attenzione, aspetta, Ok, rallenta l'auto dietro. Perfetto. Accumulino, fammelo ancora, poi ti metto il neutro. Ah, è già passato? Ok, perfetto. Vabbè, basta, non sta più passato. Niente. Mi già fate passare, cazzo. Ok, siamo tornati col carburante. Entrate nella finestra? Ok. Con buon Stroll. E adesso ragioniamo. Allora, intanto ragioniamo facendo così. Avanti. Sì, adesso lo stanno sverniciando tutti, non so per quale assurdo motivo. Tutti lo stanno sverniciando. L'Aston Martin è appena riuscita a guadagnare una posizione. Fermiamoci, ok, gomma soft va bene. Però Cristo. Box. Adesso ti fermi e vai a finire dove? Vai a finire in fondo, vai a finire. Settore 1, bandiere gialle. Un'altra auto allargato troppo. No, vabbè, è solo un allunghino. Chi se ne frega. 4 secondi e mezzo intanto è Russell da Vettel. Seguiamo questo che va ai box intanto. No, vedi che sei un coglione però, Stroll. Vedi che sei un coglione. Cioè, Cristo. Sorry. Ma sorry un cazzo, sorry. Sorry un cazzo. Scusami, nulla so... Ah, ritirato proprio, va bene. Fanculo. Ti va bene che costi da... Safety car. Fermi tutti. Dove siamo? Dove siamo? Lo faccio. Non abbiamo una soft nuova. Vedi che sono dei figli di puttana. Però potrei mettere questa. 93%. E andare con una. Aspetta, però un attimo. La strategia sarebbe. Se io mi fermo adesso. Mi metto. Che sta fa? No, qua. Qua ti devi fermare. Qua. La soft. Ci sta. Noi la proviamo. Anche perché i tre davanti, signori, non si sono fermati. Quindi annulla sosta, no? Quindi si sta fermando, ok. No, dobbiamo essere sicuri di questa cosa. Sì, dai, Stroll, hai causato la bandiera gialla, la safety car, però sei un coglione. Qua ci passa Russell, ci passa Hamilton... Sainz anche. Tutti ci passano. Lasciate fare. Anche Ricciardo si è fermato. Ricciardo tra l'altro preciso. E mancano 20 giri. Possiamo farlo spingere comunque con queste gomme. Quella è la grossa differenza. Che nessuno monta gomme soft. E addirittura questi hanno la gomma dura. È molto meno performante. Safety car è stata raggiunta adesso dal leader Verstappen. Cazzo, ci sono i droppiati di mezzo. Sembra un testa coda. Come testa coda di Sainz? Ma è scemo. Diamo un'occhiata.
Guardiamo. Ma c'è la safety car testa coda. Ma questo sembra un brutto test. No, nessuno l'ha superato. Soprattutto noi non l'abbiamo superato. Safety car will be in this lap. Di già. Nessuno si è fermato, eh. Vorrei far notare che nessuno si è fermato tranne Ricciardo che doveva già fermarsi. Porca troia però, Stroll, sei un pippone, sei. E qua ci fallisce qualche incentivo, qualche cosa, qualche scommessona con gli sponsor. Sì, Seb, dai, subito. Subito su Ricciardo, via. Norris, scusami. Norris, subito. No, il doppia... Mi incazzo. L'altro doppiato. E rallentiamo, tanto. Attacco dell'Aston Martin. Vedi, però sta cosa mi fa troppo girare le balle. Seb, spingi. Spingi più che puoi. Eravamo quarti, eravamo, a dire la verità. Sì, non mi interessa, vai tranquillo. Non era proprio semplice come decisione, nel senso che adesso possiamo spingere, li stiamo bruciando, però cazzo, arrivare a tornare al quarto posto, non lo so. Riuscita a guadagnare una posizione. Non lo so. Dai, adesso su Bottas anche. Sì, buono. Stiamo scalando la classifica clamorosamente. Beh, certo, dovremo prima o poi rallentare. O anche l'Ersa adesso finirà. Però noi serviva arrivare qui. Arrivare qui nel gruppone di quelli in testa. Non so perché ogni tanto così a caso parte GeForce Experience. Va bene. Sì, su Sainz. Vedi, accumulo, riesci comunque a superarmeli? Sì, forse? No, vedi, è lo spunto proprio in... Però c'hanno le gomme dure, vai. Faccio spingere ancora io. Buono, ottimo. Ottima notizia. Giro più veloce, attenzione! Seb, fai bravo però, eh. Cazzo, potevamo puntare all'obiettivo con lo sponsor del giro veloce, incredibilmente. Prima in condizioni normali non avremmo fatto una seconda sosta. Dai che qua c'è il DRS, ce la fai? Perché fa ste scudate? Ma vediamo se sul rettilineo ci riesce. Perché sto accumulando l'ERS per fargli usare poi dopo, una volta superato Russell. Però me lo deve superare Russell. Eh no. Facciamo di usare un pochino adesso. Non rallentare! Se ti chiude, porca troia, non rallentare! Guardalo come lo chiude, che pezzo di merda Russell. Si sposta proprio per chiudergli l'unico pertugio. Dai adesso, vai cazzo. Ok. Adesso mettiti ancora un attimo in accumulo, vediamo se riesci a tenere. Oh! Oh Seb! Oh Seb! Terzo posto. Oh Seb, secondo posto. Incredibile, signori, sarebbe epocale, incredibile, allucinante, agghiacciante. Però adesso non vorrei usare troppo. Proviamo a mettere aggressivo con le gomme e vedere se riusciamo a guadagnare abbastanza su Leclerc da staccarci. Fai così.
Usa ancora carburante. Si riavvicina. E 5 da Verstappen, che ha gomma media, giusto? Ok. E 4. 1 e 3. 1 e 2. 1 e 2. Sì, Seb. Torre 1, bandiere gialle. Risolto. Chi era? Bottas. Sembra che qualcuno sia andato là. Ma Perez. Diamo un'occhiata al replay. Stiamo vedendo la Red Bull. Ah, largo, è andato stretto, è andato. E faccio anch'io quelle traiettorie lì, alla prima curva in, a Singapore. Attenzione 08, 08, 08. DRS, DRS, anche Leclerc dietro, ora occhio. Potrebbe essere clamoroso. Qui non c'è la DRS, quindi guadagniamo. Leclerc ha un secondo. Siamo al limite, dobbiamo farlo pulito, Seb. Pulito. Che appena lo passi, ti giuro, ti spingo talmente tanto l'ERS che lo facciamo esplodere. Signori e... signore e signori, signori e signore, signores e signores, Sebastian Vettel è in testa al Gran Premio di Singapore. Cioè, e sta andando con un ritmo agghiacciante. Allora qua vai su neutro, qua spingi con la benza, qua 2 secondi di vantaggio, vai così. Vediamo il tempo, se il tempo è... Vogliamocelo dall'esterno. 2-1. 2-0. Merda. Dobbiamo ritirare sul ritmo. Gomme. Bene. 2-2. Questi 10 giri me li godo, eh. Ce li godiamo tutti. 2-2. Più. 2-3, tutti 2-5, 2-4, 2-5, 2-5, 2-6, 2-7. Signori, guadagni ancora. Ma come l'Ers sta facendo le bizze? Oh, Ersi, state buono, eh. Seb, tranquillo, usalo delicatamente. Spingi il bottone con delicatezza. Che non vogliamo fare cose strane, per favore. 2-8, è passato Leclerc. Cazzo, potrebbe avere più ritmo? 2-9, 2-8, 2-8, 2-8, è ripassato Verstappen. Sì, che fanno la bagarre. Sì, che fanno la bagarre, che magari perdono tempo. A meno che stiano facendo la staffetta per arrivare a prenderci. Seb, calma, che già ci sono io adesso che col piedino, a mo' di Horner, che ha il piedino sempre in agitazione. Com'è 2-2, oh! Stavano a 2-8 un attimo fa, continuano a passarsi, 2-2. Stai scherzando. 2-1. Merda, 2-2, 2-3, bene. 2-2, 2-1. 2-2, 2-2. 1-9. Ma si sorpassano e guadagnano! Ma non ha senso! Ma non ha senso che guadagnano mezzo, più di mezzo secondo sorpassandosi. Ma che è? 1-6. Non voglio aumentare perché... Cioè, il rischio di andare a schiantarsi per cosa? Per sto gioco che maledetto mi fa perdere? 1-6, cazzo. Seb. 1-7. Tornami a 2, dai. Tornami a 2. 2 va benissimo. 2 son tranquillo. 2 son tranquillo. Sono qua, eh? Tutto in agitazione. Potrebbe essere clamorosa. Però calma. Calma. 1-7. Vedi, cioè, si sorpassano, guadagnano.
capisco l'ERS, la scia, tutto quello che vuoi, ma comunque devi fare un sorpasso. Cioè non è che te lo regala il sorpasso, Cristo. Com'è possibile che guadagnino? Di solito nella lotta si perde, visto che si sta lottando. 1-8, bene così. Due Seb. Sì Seb, hanno mollato. Cheat. Vedi là in lontananza, 2-2. 2-1. Sorpassano 2-1. Cioè doppio sorpasso, risorpasso, 2-2. 2-1. 1-7. Sì, per carità. Voi direte, anche Seb non è che è impeccabile magari nella guida. Sì, ma grazie al cazzo, quelli stanno facendo bagarre. Fanno traiettorie totalmente... 1-4, 1-5. Fanno traiettorie totalmente sbagliate, perché se si devono difendere l'un l'altro dagli attacchi, non ha senso. 1-1, mi sbaglio. 1-6. 1-7. Come dice il buon Vanzini, la colonnina della sofferenza. 1-5, 1-6. Tre giri dalla fine. Tre giri e mezzo. 1-6. Aumentare però 1-6 come 1-7 1-8 1-8 1-7 l'ansia terribile. 2 secondi. Usiamo un po' di benza. Poca, 2-1. Poca, Seb, non troppa, eh. 2-1. Basta. Madonna, l'ansia! Due secondi. 2-1. Oh, Ricciardo intanto per con la safety car, ottavo, eh. Ne ha approfittato mica male. E anche noi, signori, e anche noi. Effettivamente avevo visto dai tempi, cioè mezzo secondo di differenza tra la prestazione con gomma. Porca vacca, come safety car, ma non scherziamo a due giri dalla fine, finiamo dietro la safety, eh. Io te lo dico, se non finiamo dietro la safety mi incazzo. Delle auto si sono schiantate. Vediamo Norris e Gasly. No, e Zhou. No, forse Gasly. Accidenti, che botta. No, Zhou. Ma cosa è successo? Chi è cioè, Zhou l'ha tamponato? Penso di sì. Questo è un colpo durissimo per la squadra. Ma perché ce n'era uno vestito non da meccanico, però c'aveva il casco? O sbaglio? C'era vestito con la... con la magliettina, con la polo, però col casco. No, mi sono confuso io. Ma signori, facciamola finire, giusto? Guarda, è lì che ci aspetta la safety, guarda qua. È qua che ci aspetta. Per l'ultimo giro, quindi finiremo dietro il safety car. Clamoroso, la stavamo gestendo, però potrebbe essere clamoroso. Clamoroso, signori. A Singapore, impensabile e clamoroso ed impensabile. Certo, il rovescio della medaglia è Stroll, che si è andato a schiantare, che anche lui poteva approfittarne tranquillamente, perché si sarebbe fermato durante la safety car. Però l'ha causata lui la safety car, quindi non ci sarebbe stata la safety car. Tra l'altro. Ultimo giro, signori, dietro alla safety. Ultimo giro dietro alla safety. Là che ci aspetta.
Là che ci aspetta la safety. E dobbiamo solo passeggiare verso la linea del traguardo. Lo godrei anche, ma insomma tutto il giro a rilento anche no. Arriviamo giusto alle ultime curve con Latifi che... Ma come sta per rientrare? Ma per forza sta per rientrare, è finita. Finita, giusto? Non è che fanno delle cose strane, giusto, che ci sorpassano prima del traguardo, no. Io nel dubbio, guarda, facciamo così. Nel dubbio. Si sa mai, si sa mai. Spingiamo, cioè normale, e poi spingiamo al massimo con questo. Signori e signori, incredibilmente Sebastian Vettel va a vincere il Gran Premio di Singapore. Il replay, vabbè, guardiamo il replay. Che è successo? Ha tagliato il traguardo. Cioè, signori e signori, una prestazione memorabile, verrà ricordata di certo tra i momenti migliori. Pazzesco! Pazzesco! Una cosa agghiacciante, incredibile. Mamma mia, mamma mia. Sì, va bene tutto, guarda adesso. Ok. Signori, applausi per Sebastian. Per il pilota Aston Martin. Rinnoviamo subito. Subito rinnoviamo. Subito. Subito il rinnovo, subito. Guarda, appena scende dal podio... Firmettina. Un sogno che si avvera per tutta la squadra. Grande Seb, grande. E andiamo. Pazzesco, pazzesco. Ero un po' titubante quando mi sono fermato per mettere le soft. Ero un po' titubante, avevamo perso un sacco di posizioni, però. Campione del mondo ha ancora molto da dire. Che macchina gli abbiamo dato al buon Seb per questo GP. Sì, lì che si schizzano tutti, via così. A parte che se salire coi guanti sul podio, anche no. Oggi l'Aston Martin ha dato dimostrazione di poter andare. Bravi ragazzi. Molto lontano. No, molto lontano. Piano. Questo è stato un exploit. L'anno prossimo vedremo. L'anno prossimo. Però Seb rimane. Io ve lo dico, Seb rimane. Se lo merita. A meno che la si ritiri, non dipende da noi. Per il nuovo Gran Però, Premio del Giappone, con questa vittoria. A Suzuka, uno dei circuiti più apprezzati dai piloti. Let's go. Festa nei box. Buon Stroll là in fondo. Questo sound così classico. Grande Seb. Mamma mia. Mamma mia, 26 cazzo di punti. Sorpassa Esteban Ocon. E ci fa fare un balzo clamoroso in classifica. E ciaone la McLaren Alfa Tauri. Ah, perché la musica della vittoria, questa, quella. Tanta roba. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Clamoroso. Cioè, allora, Seb, nonostante abbia uno 0,52 di moltiplicatore, con tutti i punti che ha fatto per la gara, ha guadagnato lo stesso punteggio, anzi due punti in più rispetto a Stroll, che si è addirittura ritirato. Per farvi capire. Bravo Seb. Gli sponsor, tutti gli incentivi. Hai visto? Guarda lì. Guarda lì. Top. 5 milioni e 3. Tutti i componenti che abbiamo distrutto e chiamato, fatto produrre in emergenza, li siamo ripagati. Ampiamente anche. Telaio, ricerca completa, attenzione, ricerca completa per l'anno prossimo, devo anche capire come assemblaggi auto, perché ha distrutto tutto quel pippone. Allora, con calma, resoconto mensile, ok, resoconto finanziario, ok, fiducia consiglio, massima fiducia, attenzione. Le prestazioni della squadra sono eccezionali. Contratto di Sebastian... Allora, Seb, io ti voglio bene. Però cazzo guadagni tanto, porca troia. Però ti voglio bene. Rinnoviamo il contratto? Là. Allora,
Un'altra stagione, però non andiamo oltre. Una stagione, auto 1 va benissimo. Bonus piazzamento. Potrei darti un bonus piazzamento, ma solo se mi arrivi nei primi tre. Forse ci facciamo del male da soli, perché l'anno prossimo comunque puntiamo in alto. Il bonus, guarda. E tanto la pazienza è alta, quindi proviamo a abbassare il bonus anche. Però soglia terzo posto. Parte già da quest'anno, tra l'altro. Milioncino te lo posso dare. Il tuo stipendio, guarda, giusto per farti vedere che siamo... Te ne diamo un pochino di più. Bonus a forfè... Niente per ora, poi vediamo se... Oh, proviamoci, nel senso, una stagione, sì. Una. Attenzione, l'offerta. Una stagione non gli va bene, il bonus lo vuole. Il bonus piazzamento, ok, ma... Vuole che sia più raggiungibile. Facciamo quinto. Il bonus forfettario lo vuoi, ti do 1 milione anche qua. Sta, dai. Possiamo scegliere noi. Non ti fermare. Vai su. 1 milioncino gli diamo. E si ferma. In realtà si ferma, ma va avanti. Se io aspetto. Adesso va avanti. Ok. Qualche laghettino ogni tanto. 1 milione. Pataseb, ti facciamo 2 stagioni. Che te devo dire? Proviamo. Se una stagione era perfetta. 2 stagioni medio. Mi ha rifiutato. Cosa facciamo? Gli diamo un bonus più alto, lo stipendio più alto? Cazzo. Però, cioè, Seb è comunque 83. Ma facciamo così. 3 stagioni a 15. Esageriamo. Se l'hai meritato con questa vittoria, dai. Fatto qualche cappellata, però. Gli diamo 1,5 di bonus forfettario adesso. E bonus piazzamento io non voglio metterlo, cazzo. Ci costa questo. Però piuttosto che ampliare la forbice, io piuttosto faccio 4° posto e ti do 1,5. Vediamo se accetta. Perché bisogna vedere le altre scuderie come si migliorano per la prossima stagione. Non ci siamo solo noi. Dai Seb, così ti può andare bene. Ok. Mi hai rifiutato. Non ti va bene il 4° posto? Quinto però ti andava bene. Quello va bene. E quello è meglio. Come hai rifiutato? Ma sono neutre le risposte? Non puoi dirmi cosa vuoi, scusami. Ma puoi fare di meglio. Esageriamo? Come nessun interesse? Ah no, aspetta. No, ha perso l'interesse. Però Seb, Cristo, cioè... C'è un pezzo di merda, E niente, non possiamo rinnovare incredibilmente... Cioè cazzo, dopo una vittoria del genere, noi mega fomentati per farti il rinnovo... Cazzo, c'hai 35 anni, volevi cosa? Un contratto da 5 anni? Reggiare fino a 40? Cazzo, c'hai la soglia al 10° posto, l'aveva messa al 5°, aumentandotelo. Aumentiamo lo stipendio. Guarda, per l'atteggiamento va bene così. A posto, guarda, ci guarda neanche. Se l'aria di ricerca completata è essa in pessime condizioni, non ci posso far niente. Cioè, scusami. Sebastian Vettel ha conquistato la vittoria a Singapore lo scorso weekend chiudendo davanti a Charles Leclerc e Max Verstappen. Mamma mia. P9, tra l'altro. Magnifica rimonta. Congratulazioni, da vicino alla gara sono tutti molto soddisfatti della vittoria, ci mancherebbe. Come immaginerai, i risultati del genere crescono fortemente il livello di fiducia nei tuoi confronti. Conferme di finanziamenti per la prossima stagione. Bravi. Bravi, cacciate il grano.
Andiamo a vedere, elevata, felice, entusiasti, ovviamente, entusiasti. E via. Va bene. Abbiamo bisogno di montare il telaio. Ok. Ha distrutto il telaio. Abbiamo solo uno. Produzione, la prossima gara è tra 4 giorni. Normale. Niente, dobbiamo farlo d'emergenza. Fanne due, va, d'emergenza. Che te devo dire? Monta sull'auto 2. Questi continuano a spaccare robe. La lettone, anche questi. Porca vacca. Qua, tra l'altro, prossima... prossimo circuito. Bisognerebbe capire, no. Prendiamo questi componenti, sti cazzi. Però questi... li dobbiamo fare... 3 giorni, però, il primo. Facciamo così. 3 giorni, 6. Allora, facciamo... 1 di emergenza... lettone e uno invece normale tra 3 giorni. Ok, perfetto. Poi lettone posteriori ne abbiamo, pance laterali, ok, sottoscocca, ok, sospensioni, ok, va bene, va bene, perfetto. A questo punto andiamo alla ricerca e sviluppo, perché durerà un botto mi sa questo video, ma sti cazzi. Abbiamo finito quindi la ricerca del telaio e non so effettivamente come funzioni adesso. Cioè io produzione non è che vado a pensare, no, lo produce per quest'anno. Però probabilmente qualcosa è cambiato, non lo so, vedremo forse alla fine. Fatto sta che noi adesso facciamo una nuova ricerca. Quanto, allora facciamo così a lettone, ma solo perché voglio vedere, esatto, non abbiamo più ore e il prossimo ATR è tra 28 giorni. Ma qua abbiamo consumato tutto, quindi sti cazzi. Facciamo così e non ricerchiamo niente per ora, anche se si potrebbe fare, solo che non aumenta oltre la base, insomma. Quasi quasi io lo farei non tanto per l'alettone, ma per esempio per le sospensioni. Si può fare una ricerca così dove non diamo ore per i test, ma comunque facciamo la ricerca. Priorità qua, guarda. Ti dirò. Facciamo così, aumenta un po' tutto, sì. Scusami. Prestazioni in gara. Ma se io faccio una cosa del genere, tipo equilibrato, io ho 02, 74, 25, 50. Ci mettono di più però sti cazzi. Ho 3, 7, 5, 2, 6. Sì, no, aumenta un po' tutto, quindi sti cazzi, facciamolo così. Anzi, dai, facciamo una roba che c'è già. E sti garribbia. Prestazioni in gara e via. Ingegneri ne abbiamo 5 sempre a disposizione, 2,74, 25 giorni, scade tra 28 mi sembra il periodo ATR, quindi ci sta. Va bene, così facciamo un po' di progettini per il futuro. Non abbiamo dei boost incredibili su questo, che abbiamo iniziato delle sospensioni, però almeno fanno dei miglioramenti. Centro meteorologico, bene così. Alettone anteriore prodotto, ok. Siamo già al Gran Premio, abbiamo 16 milioni, non è male. Non è male. La prima gara, alettone, produzione, aggiornamento centro meteorologico e via. E via. Va bene, signori, io direi che ci possiamo salutare qui. È stata una gara incredibile, incredibile. È stato un successone, una vittoria inaspettatissima. Ma abbiamo gestito molto bene la strategia, quindi pacchettina sulla spalla a noi stessi. E... peccato per Stroll, perché poteva far bene anche lui, ma sti cazzi, lo saluteremo a fine stagione proprio così, con la manina, ciao ciao. E a questo punto pare che anche il buon Seb, a meno che voglia ritrattare, ma... Non è interessato, vediamo se prima della fine della stagione torna l'interesse, ma gli abbiamo offerto decisamente tanto, e cazzi suoi, onestamente. Quindi signori, vi invito a lasciare un like, un commento, e ci vediamo con un prossimo episodio. Ciao! I'm losing.